Ciao a tutti, sono Emanuele Bonaglia e benvenuti nel mio diario. Nel video di oggi inizierò a parlarvi del merletto di torcione. La tecnica del merletto a fuselli chiamata torcione è caratterizzata dall'esecuzione di questi motivi con la rete. Ovviamente i motivi che caratterizzano possono essere diversi, però diciamo che una costante sono questi ventaglietti. Il merletto di torchon si caratterizza e si distingue dalle altre tipologie di merletto proprio perché si tratta di un merletto a fili continui. Avevo già spiegato la differenza tra merletto a fili tagliati e merletto a fili continui. Il merletto a fili tagliati è il pizzo di Cantù, diciamo il pizzo che io di solito eseguo, dove piccoli elementi vengono eseguiti singolarmente. Mentre il merletto di torchon fa parte della categoria dei merletti a fili continui. I merletti a fili continui si caratterizzano proprio dal fatto che si lavorano con tutte le coppie necessarie per la lavorazione. Si caratterizza dalla rete e dall'esecuzione appunto di questi ventaglietti. Quindi il numero di coppie con cui si inizia e con cui si finisce rimane il medesimo. Ma dove si inizia un merletto torchon o un merletto a filo continuo? Per esempio, in questo disegno che troverete sulla pagina Facebook, il cui link è presente nel box informativo qui sotto, ho disegnato questo piccolo elemento come esercitazione per incominciare a parlare del merletto a filo continuo di torchon. Questo tipo di disegno si inizia in questo punto. Si inizia nell'angolo. L'angolo che volete scegliere è uguale, basta che le coppie messe all'inizio della lavorazione vengano messe proprio all'inizio nella curva interna, in questo punto. Naturalmente, se avete già eseguito la rete, sapete che ogni linea del disegno corrisponde a una coppia. Io ho stimato che in questo piccolo impareticcio serviranno 8-9 coppie, proprio perché a seconda se si vuole eseguire questa bisetta, questo quadratino interno a punto a tela o a punto Sant'Anna, attorcigliato. Quindi si inizierà in questo punto ponendo delle coppie e poi si continuerà la lavorazione aggiungendo mano a mano le coppie necessarie per tutta questa diagonale del disegno, proprio per ottenere un inizio e una chiusura perfetta. Quindi questa è la predisposizione delle coppie. Nel prossimo video cominceremo a lavorare e vi mostrerò come eseguire il ventaglietto, motivo caratteristico di questo merletto a filo continuo, del quale vi sono tante varianti. Spero che questo primo video introduttivo vi sia piaciuto. In tal caso iscrivetevi al canale e non dimenticatevi di controllare il sito di Presenze Ideaturas, perché proprio userò in tal caso i filati che mi sono stati mandati da Presenze Ideaturas.